Bene, prima di presentarmi volevo chiedere a Marco e Matteo che hanno dato l'opportunità di venire qui a parlare. Sono un po' più da un paio di mesi e spesso c'è una decina iniziativa. Sono Paolo, ho 22 anni, abbastanza giovane, e ho cominciato 4 anni fa a fare front-end developer, però da prima lo facevo come hobby. A casa ho cominciato con HTML, CSS, non è che ho cominciato molto più e sono riuscito a trasformare questa cosa in un lavoro, un lavoro abbastanza pieno, perché non tutti secondo me riescono a trasformare la propria passione in un lavoro. Lavoro per la media, che ho sentito che ci sono delle persone distese, quindi immagino che lo conoscerete benissimo, non seguo il vostro progetto, l'ho seguito per... Greta, non so se vuol dire Greta, Sì, 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 sì. vabbè, quindi buona No, no, io voglio prendere media, questa è la cosa che ci sta. Matteo. Comunque, dalle retrovie di Remedia mi hanno detto di dire che stiamo assumendo dei front-end developer soprattutto, quindi se siete interessati andate a guardare sul sito internet e insomma inviate le vostre credenziali. Bene, cominciamo a parlare dell'argomento di oggi, cioè GULP. Ci tengo a dire che prima di tutto che è semplice, nel senso che molte persone magari possono essere paventate, visto che il build system che sta prendendo sempre più piede, soprattutto grazie a Grant, ha appassionato, cioè sta prendendo sempre più persone sotto le sue braccia, e quindi magari le persone vorrebbero provarlo, però magari hanno sempre la paura, una volta che hanno già imparato uno strumento come Grant, di imparare un altro. In realtà GULP, come vedremo, ha quattro funzioni ed è molto semplice il suo utilizzo, quindi davvero non preoccupatevi, è una cosa che chiunque può fare in veramente ancora impararlo. Incomincio lanciando un piccolo claim, anche riguardo al talk che si è chiamato un paio di mesi fa, parlando di quelli che sono i difetti di Grant, o almeno quelli che secondo me, valutando e utilizzandolo precedentemente, oggi li ho trovati. Prima di tutto è la presenza dei plugin, diciamo che è plugin centrico, nel senso che moltissimi plugin tendono ad essere molto grandi e fanno un sacco di cose. Diventa difficile cercare di non essere indipendenti utilizzando Grant, perché devi sempre affiancarti a qualcosa di esterno e di cui hai anche poco controllo. I plugin arrivano a fare anche cose che non dovrebbero fare, per esempio mi è trovato di vedere Grant file che giravano i test o cose varie, diciamo che è un approccio che credo da tenere distante dal sistema. Un'ultima cosa, ma non la meno importante, che tutta la gestione di Grant ha un approccio configurativo, e quindi i plugin che utilizziamo possiamo cambiare dei settaggi, ma non possiamo farne dei nostri, quindi siamo veramente molto vincolati a questa forma qui. Però è anche vero che sono difetti, però in realtà non è altro che una cosa che ho visto essere molto diversa con quella che poi è l'architettura di GULP. Quindi ci tenevo a precisare che in realtà GULP nasce da esigenze diverse, non è che è semplicemente Grant fatto in maniera diversa, in maniera migliore perché ce n'era bisogno. È un prodotto diverso, adesso non vedete perché. Diciamo che ho cercato di suddividere i vantaggi principali di GULP in due categorie, vantaggi tecnici e vantaggi non tecnici che sono relativi a tutto quello che possiamo fare con le sue potenzialità. Il primo vantaggio tecnico è l'utilizzo delle stream, che sono delle funzionalità base di Node.js, che è il linguaggio con il quale è costruito sia GULP che Grant, che sfruttano appieno, ci permettono di sfruttare appieno l'architettura sincrona del linguaggio. Di per sé le stream sono semplicemente dei flussi di dati, per farla breve, in realtà poi dopo ci dovrebbe parlare per ore, che quindi noi possiamo controllare e avere la massima modificabilità di essi. Ecco, quindi partendo dal presupposto che utilizza le stream, volevo farvi capire effettivamente questo in cosa si traduce poi nel lato pratico. Vi chiedo di immaginare nella vostra testa un secondo un sistema di build system, quello che
basilarmente lo puoi fare, quindi prendere un file, modificarlo e poi riservarlo nel file system. Immagino che non sia che Christopher Nolan avrebbe pensato qualcosa del genere, nel senso che il file viene preso dal file system, viene letto, viene modificato e poi viene riservato sul file system. Questo è quello che essenzialmente fa Gulp, perché non ha bisogno di riprendere il file da nessuna parte ogni volta che viene modificato con dei plugin diversi, con delle procedure diverse, perché appunto quel stream ci permettono di tenerlo salvato in memoria. A differenza, Grant, che non usa le stream, ha bisogno di riprendere il file e di salvarlo ogni volta. Quindi quello che poi nel lato pratico fa, andiamo a vedere con un esempio, è quello di modificare il file e scriverlo con un plugin, salvarlo in una cartella temporanea, che a certo punto è vivo con la tavoletta, insomma, e riprenderlo sui task successivi. Quindi senza stream diciamo che il mondo è veramente più difficile, perché a livello di prestazioni ne paghiamo subito le conseguenze, cioè le sentiamo subito. Ho cercato di fare un esempio a riguardo, partendo da un file molto semplice, cioè da una configurazione molto semplice che non fa altro che prendere una struttura, una compilazione di un file CSS. Nel repository lì a riguardo è molto grande, conteneva Bootstrap e delle modifiche ulteriori, perché è un gestionale abbastanza grande, e quindi vedremo che anche i tempi saranno abbastanza allungati sia per Grant che per Gulp. Quello che volevo farvi vedere è un po' la struttura di tutti e due i file di configurazione. Grant, nell'esempio, definisce il task watcher, non so se sapete bene quello che fa, non fa altro che andare a specificare nella cartella dei file che messo passiamo, quando un file è modificato all'interno del path preciso, lancerà in cascata i task che gli specifichiamo. In questo caso prima lancerà il task sas.dist, compilerà il file scss, lo salverà in una cartella temporanea, che poi sarà quella dove autoprefixer, che è un altro plugin, andrà a prenderselo per poi fare le sue modifiche. Autoprefixer nello specifico va a migliorare il CSS permettendoti di scrivere il tuo CSS senza dover specificare le compatibilità tra browser, quindi magari meno WebKit, meno Moz, qualcosa di più. Ok, le aggiungo qui. Quello che fa Grant è esattamente la modifica del file, lanciare due task. Qua non si vede benissimo, però in realtà sta comandando, e in 4 secondi e mezzo completa tutto. Gulp ho disegnato la stessa struttura. Come possiamo vedere da subito, il file è totalmente diverso, nel senso che vediamo subito che manca la dimensione di oggetti, cioè nel senso non c'è un oggetto grande che governa il tutto, e questo fa già capire che l'approccio è diverso a livello di costruzione. Mentre con Grant stiamo configurando, con Gulp stiamo effettivamente scrivendo del codice. Come vedremo poi, si può anche subito vedere, c'è la presenza delle funzioni che vengono richiamate, ed è JavaScript a tutti gli effetti, perché stiamo scrivendo un oggetto. Ok. Quello che fa, quello giusto per farvi capire dove siamo rispetto a Grant, qui c'è il task watch, lo stesso di Grant, prende la parte che gli abbiamo specificato ed esegue il task. Invece di avere di avere due task, quello di sas e quello di autoprefixer, ne avrà uno solo, perché grazie appunto alle stream riusciremo a specificare un'unica stream, che è quella di sas, e poi andare ad eseguire in cascata tutte le modifiche sulla stream che abbiamo deciso. Quindi in precisione sul task sas possiamo vedere che decidiamo di tornare sas, che è l'oggetto che sarà poi la nostra stream, e in cascata tutte le cose che decidiamo di fare a questa stream. Ultimo ci sarà il gulp.dest che dà salvare il file all'interno del nostro file system. Ok, nel pratico quindi questa cosa si traduce in un miglioramento abbastanza consistente delle prestazioni, e quindi diciamo che vediamo le differenze sono effettivamente queste poi nel pratico.
Quello che è successo appunto, l'ho ripetuto per l'ultima volta, sono stati eseguiti due task, uno dopo l'altro in grande, invece successivamente con Google, perché appunto con gli stream potevamo modificare il file senza doverlo riscrivere. Una cosa che ci tengo a specificare è che ho cercato anche di dover rispondere a questa domanda nel fare la presentazione, perché è vero che i vantaggi tecnici si vedono, però è anche vero che non è che con l'approccio di Gantt non si potrebbero implementare gli stream, anzi sono nella roadmap di Gantt, nella prossima versione verranno effettivamente messe. Quindi Gantt ha reso Gantt obsoleto? Secondo me no, perché è semplicemente un modo diverso di creare proprio il system. Sicuramente avendo un approccio di tipo codice, possiamo notare che possiamo metterci più tempo nel dover pensare effettivamente il disegno del nostro sistema, mentre con Gantt, che ha plugin più grandi, riusciamo a risparmiare del tempo che non abbiamo nel progetto. Ok, quindi effettivamente non è che salvare due secondi a ogni salvataggio del file si trasforma poi in una montagna di tempo, cioè su 200 salvataggi sono 1000 secondi che sono 15 minuti. Speriamo che abbiate questo lato. Ok, un altro vantaggio tecnico sono i plugin di Gulp. Mentre Gantt, come dicevo prima, è fortemente legato ai plugin, e i plugin di Gantt sono utilizzabili, sono dipendenti da Gantt, quindi li posso usare solo con Gantt. I plugin di Gulp sono essenzialmente dei plugin di NPM, quindi dei pacchetti che possono essere utilizzati anche senza Gulp. Non sono altro che delle righe di codice in JavaScript che vengono eseguite, cioè scritte in JavaScript in Node.js, che vengono eseguite quando comunque decidiamo di che ora di eseguirle. E questo è un vantaggio perché oltre ad essere più semplice, quindi sappiamo effettivamente cosa stiamo facendo fare al nostro build system, riusciamo ad avvicinarci ancora di più a quello che è il mondo della programmazione di Node, ma anche riusciamo ad avere un'idea più generale, secondo me, di quello che è la costruzione di un sistema nostro e quindi di quello che vogliamo che il nostro progetto faccia man mano che ci stiamo lavorando. Quindi cerchiamo di adesso capire bene le varie funzioni. Principalmente ha quattro funzioni che adesso vediamo cosa fanno. Allora, la funzione principale è quella che definisce i task, che sono quelli che possiamo chiamare da linea di comando, cioè il task di default, che deve essere definito, ed è quello che viene lanciato quando ne viene specificato un altro da linea di comando, quindi Gulp invio e lui eseguirà il task di default. Se vogliamo specificarne altri, possiamo passare come primo parametro della funzione task un altro nome, e come secondo parametro delle dependency, che possono essere degli altri task in cascata. In questo caso, nell'esempio che ho fatto, che è quello di prima un po' modificato per Gantt, ho fatto che al task di default venga lanciato subito anche il task watch, in maniera che non ci sia bisogno di riscriverlo ogni volta il watch, ma solo lui potrebbe bastare. E come ultimo parametro, la funzione, che è quella che va a definire cosa effettivamente per fare il task una volta lanciato. La seconda funzione è la funzione che è molto simile a quella di Gantt, che diciamo che l'ha resa famosa ed è quella che più serve quando si va poi a usare un task runner, ed è la funzione watch, che si aspetta come primo parametro una path dove viene specificato il tipo di file che deve guardare effettivamente il nostro programma, il nostro build system, e come secondo una funzione, quindi le cose che deve fare. Nell'esempio la funzione è la dependency di un altro task, con cui si possono fare entrambe le cose. La terza funzione è quella che poi è la, secondo me, la rivoluzione rispetto a Gantt, che è quella che va a definire una stream. Nell'esempio ho dovuto fare una piccola correzione, perché se non so se vi ricordate prima c'era il return di sass, perché sass dalla nuova versione di Node ritorna già una stream e quindi non ha bisogno che venga definita prima con gulp, però in generale gulp.src non fa altro che ritornare una stream. La stream è appunto il flusso di dati di cui stavamo parlando prima,
che poi però potremmo ruotare in cascata con la funzione punto .pipe, che non è una funzione di Google, ma è una funzione di Node.js, in cascata tutti i vari comandi che possiamo, che vogliamo far fare al nostro programma. Come ultimo possiamo vedere che c'è Google.test, che è l'ultima funzione che serve appunto per salvare il ragguto, che è ora di salvare tutte le modifiche che ha fatto la stream nel nostro file system. Queste sono le quattro funzioni principali e se siete riusciti a seguirmi sapete benissimo usarlo, nel senso che potete benissimo ricostruire il file in poco tempo, sono 10 righe e basta. State programmando, nel senso che state scrivendo del vero codice, cioè l'esperienza appunto di Gantt, e quindi è anche un modo per entrare sempre di più nella utilizzare JavaScript come era stato pensato nella JS, quindi per scopi maggiori. Se avete mezz'ora e volete vedervi tutta la documentazione che ha altre 3-4 funzioni, altre 3-4 know-how, diciamo, potete guardarla nella documentazione. Ok, torniamo. Questi erano i vantaggi tecnici. Quelli che adesso ci tenevo a specificare sono i vantaggi non tecnici, quelli che utilizzando Gulp rispetto agli altri sistemi riusciamo a far valere, quindi aspetti che Gulp riesce a darci di conseguenza utilizzandolo rispetto agli altri. Partono da due presupposti che sono due cose che ho già detto, che sono due aspetti prettamente tecnici, che però riescono poi a darci la possibilità di trasformare lo strumento che è Gulp in qualcosa di maggiore. Il primo è appunto che i plugin non sono solo per Gulp, quindi stiamo per dire, ci avvicina alla programmazione di Node e l'approccio è programmatico, quindi effettivamente stiamo scrivendo del codice per il nostro proprio system. Questa è una cosa che mi ha brutolato molto da quando lavoro, nel senso che ho fatto più volte la discussione con vari altri pro developer che cercava di sminuire o comunque di abbassare la definizione di developer se accostata prima dalla parola front-end. È un po' scoraggiante, però è una cosa che diciamo che sapete tutti che succede un po' più spesso. Però è una cosa negativa, è del tutto una cosa negativa, non proprio perché siamo anche dei developer, ed è ovvio che un vero developer andrà sempre a cercare di... immagino. No, cercherà sempre di scostarsi dalla nostra figura perché tra le altre cose siamo anche dei designer, nel senso che copriamo i buchi che il designer non riesce a pensare nel progetto, ci capita spesso, ci capita di dover creare una user experience, creare oggetti all'interno della pagina che non sono pensati ancora dal designer, e quindi è un lavoro che sì, siamo dei developer ma siamo anche altro. Quindi un po' il fatto che siamo developer, dobbiamo fare il developer e quindi fare tutte quelle cose che i developer fanno. Prima di tutto che è scrivere un codice, questa l'ho saltata tra la lista, però in realtà è fondamentale. Ho cercato più che altro di esprimere tre aspetti che poi con Google vedremo saranno i tre aspetti che Gulp riuscirà a farci elevare. Il primo è l'utilizzo di lavori complessi, perché è vero che con l'HTML e il CSS si possono fare, soprattutto magari in passato, si facevano cose molto semplici o comunque che non avevano risonanza su programmi importanti, magari appunto 10 anni fa era impossibile pensare a un gestionale fatto tutto in HTML, CSS e JavaScript. Adesso con le nuove tecnologie e con le nuove funzionalità riusciamo a farlo e quindi il nostro lavoro sta sempre cercando, si sta elevando anche in complessità soprattutto. La responsabilità invece secondo me è un punto che è sempre stato delicato ma che in realtà è molto, molto grande. Ho sempre pensato per esempio in DDA che col fattore della responsabilità si facevano strapagare perché appunto maneggiavano dei dati. Molte volte a me hanno trovato il blog che magari ho fatto un typo error nel bottone di checkout e quindi non sono riuscito a finalizzare poi l'acquisto, quindi ho anche io, giustamente ho anche io la stessa responsabilità dei,
degli VR, perché mentre magari loro cacciano 10.000 dati, io 10.000 visitatori non permetto check out. E quindi diciamo che poi a livello di noi è la stessa cosa. La qualità del lavoro, che è un punto che non sapevo come riassumere, perché potrei parlare due ore di cosa significa, però ho cercato di intendere che la possibilità di proporre agli altri qualcosa che, di cui essere fieri, quindi un prodotto che conosci dall'inizio alla fine, che sia strettamente legato alle tue esigenze e che soprattutto sei riuscito a pensare dall'inizio. Questo secondo me significa qualità del lavoro, nel senso qualcosa anche di cui essere fieri. Ecco. Per sentire tutti questi tre aspetti, un qualsiasi business system è fondamentale, cioè riesce a dare maggior valore, sia nella complessità che nella complessità perché riusciamo a fare i lavori più complessi, perché fa una parte del lavoro che fa il business system, utilizzando il processore rispetto a minimizzare JavaScript, migliorare il processo di lavoro con l'Hyperload, tutte queste cose qua. Mentre l'altro aspetto è quello della responsabilità, perché appunto riusciamo a fare molte cose che magari prima venivano fatte a mano, diciamo, e quindi riusciamo anche a commettere meno errori. Il terzo punto è quello della qualità, perché effettivamente il nostro lavoro riesce a migliorare, perché con un big system riusciamo ad offrire molti servizi in poco tempo rispetto a come non faremo senza. Questo gulp però riesce comunque, riunisce questi tre aspetti perché siamo noi effettivamente a creare il nostro business system, stiamo programmando effettivamente prima quello che vogliamo fare, anche con grande possiamo farlo ovviamente, però siamo molto legati a quello che è la sua struttura, i suoi plugin, i plugin che fanno molte cose, non riusciamo a dirgli di farne meno, invece con Gulp, veramente utilizzandolo, stiamo effettivamente scrivendo noi il nostro sistema di sviluppo e soprattutto stiamo facendo due cose che fanno diciamo veri, in termini di programmatori stanno pensando ai problemi futuri, che diventa molto più difficile rispetto a Grant, cioè con Grant è molto più difficile pensare a un problema futuro e risolverlo, perché cerchi semplicemente di rispondere alle esigenze immediate che il tuo progetto ha bisogno. Mentre con Gulp che programmi riesci sempre a lasciarti spazio a implementazioni future. Agli altri, perché ovviamente stiamo costruendo qualcosa che potranno utilizzare gli altri o che potranno anche non utilizzare, però comunque sei tu il primo che sta, cioè sei la colonna portante del tuo progetto e quindi hai la responsabilità di dire ok, si lavora in questo modo perché questo è quello che vedo nel mio progetto futuro. Non c'è modo giusto per costruire un big system, nel senso che come tutti gli altri modi di programmare, non c'è un modo giusto di fare di arrivare a una soluzione. Di tutte le soluzioni possibili noi probabilmente non prenderemo neanche la migliore, e questo ci permette infatti di scrivere il nostro build system pensando alle esigenze pratiche e immediate, però ovviamente grazie al gruppo riusciamo anche a riscrivere tutto facilmente, quindi riusciamo a riadattare le cose in base alle esigenze nuove eccetera, insomma. Quindi risponde anche a questa esigenza. Ecco, Gulp, per finire, allontana il front-end developer dai ragazzini che fanno il sito, perché appunto ci dà una base dietro che i ragazzini diciamo non hanno. Allontana i ragazzini, ma non allontana le ragazze perché è figo, perché fa figo dire che mi stai un po' da questo è un po' arrogante, nel senso che sì, noi appunto possiamo dire di utilizzare strumenti sempre più nuovi ed è quello che i front-end developer fanno da anni e facendo un passo più alla volta riusciamo sempre a migliorarci in questo. Ok. Tornando al discorso che stiamo utilizzando dei plugin esterni che non sono dipendenti da Gulp, se volete fare un passo successivo, quindi addentrarvi in quello che è Node.js, potete benissimo pensare di non utilizzare Gulp, perché le quattro funzioni che fanno, che sono, possono essere benissimo riscritte in Node.js e possono essere personalizzate ulteriormente. Magari questo potrebbe essere più un esercizio, magari molti programmatori lo vedono come una sfida perché magari vogliono seguire i framework perché sono già
faccio le cose da soli. E quindi il prossimo step, è anche magari curioso, è quello di cercare di fare tutto con NPM, diciamo, quindi con i pacchetti che non ci fornisce. Se volete, questo è un articolo interessantissimo che appunto a me ha servito molto per fare i primi passi verso questa cosa, in cui non sono ancora espertissimo, però vedo che ti rende ancora più libero da quello che è il build system, quindi la costruzione di qualcosa per un progetto, quindi la fase di un progetto. Ciao, 8. Finito. Per cosa lo usi? Nel senso che lo usi per trasformare SAS in CSS e basta? O no, infatti era una richiesta che mi ha fatto anche Matteo. Diciamo che, ecco, questa è una domanda secondo me perché mi è fatta anche perché viene pensato all'utilizzo che attualmente si fa di grande, quindi cercare di capirne l'utilità dello strumento. In realtà, se andassimo a vedere quello che effettivamente può fare, non ha limite, nel senso che io personalmente lo utilizzo anche per pubblicare in produzione con un comando, quindi fai dei soldi. Sì, faccio il upload direttamente con Gulp, che può essere fatto sia con l'upload FTP che anche andando a collegarsi in SSH per fare poi il build dal server, cioè ognuno può monetarlo come vuole, perché stai scrivendo Node.js, quindi una volta che hai il comando, una volta che definisci il task e puoi far fare quello che vuoi in funzione di che applicazione stai parlando, nel senso che ci metti dietro per esempio, se la piattaforma è fatta in Zendi, Symfony, Laravel, quello che vuoi, dice che tu butti solo per due CSS, sto usando tutto il repository, tutta la cartella di disk, perché poi andando a ingrandire il file, di solito si tende sempre a avere una cartella degli sviluppi e una cartella che poi va a pubblicare, cioè anche a fare il sito, l'applicazione finale in distribuzione. Per esempio, appunto, come sono tutti quelli che ci sono anche già con Grant, che crei dei server locali dove eseguire la tua applicazione, che è quella che va alla cartella di list rispetto a un like log JavaScript, ma ho visto che ci sono plugin ancora che fanno ancora cose più grandi, del tipo leggono il tuo CSS e fanno la documentazione di tutte le classi, quindi cioè veramente gli usi, cioè potrei dirne a iosa di quelli che utilizzo io, però veramente è libertà pura da questo punto di vista. Sì, no, finalmente ad esempio io, ma penso gli altri sono, utilizzo strumenti come Capiscomi ad esempio, o altre cose del genere. Volevo capire se come dire, tu utilizzassi questo tipo di strumenti, JavaScript, Node.js, eccetera, non capire pregiudizi, perché in realtà Node.js effettivamente potrebbe, cioè nel senso, molto probabilmente vanno fuori strumenti anche di deploy su Node.js, perché è veramente flessibile e fa tante cose bene. Però probabilmente utilizzo Capiscomi, capiscono quello che è, probabilmente perché sono già più familiare, no? Con gli altri. Volevo capire se tu preferissi strumenti del genere solo perché sei già più familiare con JavaScript o perché effettivamente c'è qualche vantaggio in più. Non credo che tu abbia provato altri strumenti perché sembrano su JavaScript. Certo, no, obiettivamente non Capistrano ho provato e sì, sono strumenti strettamente legati al tipo di sviluppo che stai facendo in PHP per esempio, e quindi la differenza con uno strumento come Gulp o comunque Node in generale è che può essere utilizzato comunque in un'applicazione .NET, puoi mettere la tua cartellina, anche Capistrano, non so quali altri strumenti siano, però ce ne sono almeno 2, 3, 4 che sì, io ho molto semplice l'utilizzo di JavaScript continuo di tutta l'applicazione. Non conoscevo niente da Capistrano, adesso non so dirti le sue potenzialità, le quasi riesco a fare un po'. Sì. Sto seguendo, senza farmi tante domande, lo sviluppo di Angular 2, perché uso Angular 1, perché mi piace, senza conoscerlo troppo. Ho visto che Angular 2 ha il system in Dart, quindi
per costruire una libreria JavaScript abbiamo usato Gulp. Mm-hmm. E per a cosa serve in questo? Beh, allora, adesso bisogna andare a guardare, leggere il suo file, però posso presumere che ci sia una costruzione di un server locale, per poi testarlo, insomma, per vederlo direttamente. Se non la virtualizzazione, sicuramente sarà collegato a Bower, che quindi andrà a, caricare le librerie di cui ha bisogno. Penso questo essenzialmente. Dei test non penso siano arrivati in maniera esterna, perché è un po' nelle regole base di Gulp di lasciare i test fuori da quello che è la sua costruzione. Quindi sì, penso sia questo l'utilizzo che Angular ne fa di per sé. Una cosa invece che non ti piace è anche una cosa che altri magari sviluppatori con cui collabori, o back-end o più magari non front-end, mi hanno detto di Gulp. Sì. Allora, per esempio non mi piace cercare che l'approccio programmatico ha molte conseguenze. Prima su tutte, che il codice che viene scritto poi fa cagare, e quindi è facile senza pensarci troppo trovarsi un group file con le funzioni che fanno più cose, eccetera. Quello che ho visto che molti dei miei colleghi hanno fatto un po' ostico è il controllo delle path. Aveva dei problemi riguardanti soprattutto le stream, come puoi vedere prima, per esempio utilizzavo Sass, che nella nuova versione generava già uno stream suo. Quindi mentre di default vai a fare gulp.svc, utilizzando Sass dovevi fare il return di Sass, perché Sass torna già uno stream. E questo magari crea dei problemi quando devi approcciarti, perché non capendo bene cos'è una stream, fai abbastanza confusione, non riesci a capire sulle curve di apprendimento. E intanto dipende tanto dalla tua base, perché immagino che quando ti approcci a un build system hai già una base tua, nel senso non è che è la prima cosa che fai, domani cominci a programmare, ti costruiamo sul mio build system. Quindi dipende tanto dalle tue capacità precedenti. Per esempio, appunto, conoscendo già JavaScript, mi sono trovato molto bene a imparare Gulp, anche molto meglio di Grant, perché ho avuto l'approccio programmatico di JavaScript e quindi l'ho imparato molto, molto velocemente. Grant è molto più, diciamo che secondo me è più difficile da imparare se utilizzato a pieno, perché le funzioni sì sono definite, però il Grant file tende sempre ad essere molto più grande e molto più dispersivo, diciamo, anche per l'organizzazione dei task. Adesso non so se avete presente, però l'oggetto, all'interno di un task possiamo specificare diversi modi di utilizzarlo, e diventa un po', cioè l'organizzazione di questi task è un po' dispersiva, ecco. Quindi è essenzialmente più difficile da imparare a pieno Grant, però è più facile da utilizzare nel breve tempo, perché costruire un Grant file non è altro che implementare i plugin per come dicono loro di farlo all'interno di un Grant file. Mentre in Gulp dobbiamo sempre stare lì a collegarlo a tutte le altre cose che abbiamo già scritto, perché essendo un qualcosa che abbiamo pensato noi dall'inizio dobbiamo adattarlo. Sì, quindi diciamo che se uno comincia dall'inizio a utilizzare un build system, con Grant può farsi l'idea di quello che effettivamente sono le potenzialità. Però secondo me il passo successivo è quello di utilizzare il Gulp per creare uno nostro. Sì. Io hai usato le task di SAS, ma stai usando il SAS oppure qualche wrapper per Ruby? No, di per sé lì era il wrapper per Ruby, quindi doveva installare. Sì. E anche sia per Google che per Grant era lo stesso. Quindi SAS per Ruby è la parte di stream. Sì, perché in realtà lui, una volta che hai quella la gemma, sa molto prendere quello che la gemma trasformata e la mette sulla stream. Quindi di per sé, cioè importa poco
se arriva da un sasso, da una linea esterna, questo è per noi. Questo. Grazie.